Abbiamo avviato una mobilitazione come Partito Democratico per parlare di sicurezza in città. Sappiamo che la situazione purtroppo è devastante ed è la conseguenza delle politiche di questa amministrazione degli ultimi 8 anni. Al suo insediamento nel 2015 la Giunta Brugnaro fa due cose. La prima, non firma l'accordo di riqualificazione della stazione e delle aree circostanti e, seconda cosa, riduce gli interventi sui sociali. Per il Ministero dell'Interno, Mestre è una capitale dello spaccio di eroina e l'ultimo rapporto sulle sostanze presenti nelle acque reflue ha stabilito che Venezia è il comune capoluogo di regione col più alto consumo di dosi giornaliere di cocaina. E poi ci sono la criminalità e il degrado a completare un quadro contro il quale il Partito Democratico lancia il suo controprogramma. Più vigili di quartiere in strada a presidiare i vari territori. Occorrono azioni di riqualificazione urbana delle aree interessate, con interventi mirati sul verde pubblico e l'avvio di percorsi di progettazione che coinvolgano la cittadinanza. Anche per lo spaccio di stupefacenti vale la regola di mercato per cui l'offerta si crea con la domanda, un rapporto da scardinare recuperando da quelle situazioni di marginalità i soggetti più deboli. Le forze dell'ordine fanno un gran lavoro nell'intervenire nelle nostre città, purtroppo questo non è sufficiente. Occorrono interventi pesanti, 24 ore su 24, ci devono essere gli operatori qui per strada, non negli uffici del comune, perché le competenze ci sono. Dobbiamo farli uscire, bisogna assumere altro personale. C'è poi da recuperare un tessuto sociale che inevitabilmente si sfalda quando la sicurezza cede al degrado. Una città sicura è una città viva. Per questo chiediamo che ci siano politiche di rivitalizzazione delle zone, sia dal punto di vista economico-sociale, ma anche dal punto di vista del welfare. È necessario investire di più nelle politiche sociali, ma è necessario ovviamente anche presidiare il territorio con politiche anche di riqualificazione urbana.